Grandissimo successo a Carpenedolo per la settima edizione della Fiera del Torrone, una manifestazione svoltasi il 7 e 8 dicembre in concomitanza con la Festa della Madonna del Castello, che ha visto tantissimi torroni provenienti da tutta Italia e un'affluenza record. Si sono contate nelle due giornate 35.000 persone e le immagini parlano da sé. Siamo ormai nel momento clou della giornata. Qui è il paese invaso da migliaia di visitatori. Ci aspettavamo un'affluenza così forte, ma si sta dimostrando un'affluenza record, in quanto mi stanno giungendo notizie dalla periferia le difficoltà di parcheggio. Abbiamo messo in azione bus navetta che stanno portando visitatori all'interno e favorendo i parcheggi. Qui sta andando tutto bene, l'organizzazione dei volontari della Proloco è perfetta e adesso sono in atto diverse manifestazioni. L'animazione con le corna muse di Franciacorta, il coro delle voci bianche di Carpenedolo, fra poco anche Pier Giorgio Cinelli darà il suo contributo, quindi meglio di così, il tempo è bellissimo, la Madonna del Castello ci ha aiutato. Qui i produttori di tutta Italia sono contenti, stanno vendendo moltissimo nonostante la crisi in atto e credo che queste siano le caratteristiche per una migliore riuscita di questa manifestazione. E questa è la forza della Proloco di Carpenedolo? Sì, è la forza della Proloco di Carpenedolo che da mesi questi volontari che non hanno nessun tornaconto ma credono proprio nella bontà della promozione per l'amore verso il proprio territorio e questa forza sta portando avanti un'iniziativa costruttiva che è punto di riferimento a livello nazionale perché la Proloco di Carpenedolo è la più grande Proloco d'Italia. L'intero servizio sulla Fiera del Torrone andrà in onda nel programma televisivo Culturando sul canale satellitare Sky 819 e digitale terrestre RTB Virgilio 213 domani, domenica 11 dicembre.